Ho convocato questa conferenza stampa perché ricomincia l'anno dopo un po' di vicissitudini, siamo qui. Onestamente noi ripartiamo per colpa di loro, nel senso che mi hanno spinto ad andare avanti, perché fare calcio a Viterbo è pressoché impossibile, non è una scusa. È una città che è viziata in tutto, lo dico molto chiaramente a livello calcistico, a cominciare da loro, e poi loro la categoria di cui non può pagare nessuno, basta che uno parla alla radio o parla a credito, ciò qui si mettono regole diverse, solamente anche scritte ai giornalisti, chi c'era nel registro del tribunale, altrimenti si perde tempo. Sono 50 anni che non fate un cazzo qui, anni che non vincete niente, 10 fallimenti, dovuti anche un sistema, diciamo, alla buona, no? Chi non paga, chi entra di cosa, qui con me si cambiano le regole, loro pagano e gli altri pagano lo stesso, è un principio sano. Primo punto. Secondo punto, scusate i telefoni. Io ho scritto una lettera al sindaco, che ve la leggo, se permettete, no? L'ho scritta e mi ha risposto. Io gli dico, carissimo sindaco, ti scrivo queste poche righe al fine di chiarire definitivamente, se possibile, i rapporti in essere tra la vecchia, tra i viterbesi e il comune che amministri. Sorvoliamo sul fatto che ancora dovrebbe avere 5 milioni derivanti dagli adempimenti economici relativi alle convenzioni in essere, le vergognose peripezie e inutili viaggi dei miei collaboratori al fine di venire a capo della questione. Mi auguro che le ultime problematiche vengano risolte e che per il futuro non debba più assistere a siffatti comportamenti, in quanto io mi impegno e li mantengo e pretendo che venga fatto altrettanto. Non è per i 5.000 euro che ti scrivo, ma per qualcosa di più importante, il futuro della Viterbese. Mia famiglia è disposta ad investire al fine di regalare alla città di Viterbo quello che merita, il calcio professionistico, e prima di tutto per ottenerlo. Ma i nostri sforzi si risulteranno vani se, da parte della tua amministrazione, non verranno immediatamente messi in campo tutte le attività per rendere il Rocchi omologabile per la Serie C. È inutile sprecare risorse e passione per trovarsi, una volta vinto il campionato, costretti a emigrare a Rieti o Civitavecchia, se ci prendono, o addirittura rinunciare. Il discorso è chiaro. Oggi, quando devo ripescare, uno per il culo, sto campo per la Cina non è omologato, per cui è una presa in giro, no? Ripescaggio. Questo campo la Cina non si può giocare, ma per tanti motivi. Per cui noi allestiremo una buona squadra con la volontà di primeggiare, ma se non vengono messe in atto immediatamente le opere necessarie per l'omologazione della Lega Pro, quando il dicembre mobiliteremo e arrivederci senza grazie. È una cosa logica questa, perché se io provo a fare la squadra per vincere il campionato, so solo, c'è anche gli altri. E quando siamo a maggio, giugno e quest'altro, mi sono costretto a non essere iscritto per il motivo del campo, mi incazzo subito, poi questi lavori vanno fatti per tempo. Perché la mia teoria, una città di 80 campionati era un campo a Serie B, non da terza categoria, deve averlo. Poi se fai la terza, la prima, la quarta, la quinta vuol dire poco. Vabbè, la città c'è un bel teatro e poi la gente tutti fa la stessa cosa, però il servizio va dato. Per cui ti consiglio di dotarti immediatamente di un tecnico qualificato che predisponga a livello progettuale quanto necessario. Lasciamo perdere il comune, non sanno manco di che parlavamo. Ci vuole, si paga un tecnico che fa i nostri lavori, l'hanno fatto a Grosseto, Arezzo, a Taranto, va in federazione, quello si ha di fare si fa, non giochiamo. Il tempo degli chiacchiere è finito, o siete in grado di dotare la città di strutture adeguate, o è meglio lasciar perdere con il calcio. Allora, spero che comprenderai lo spirito costruttivo che mi ha spinto a scriverti queste pagine, e nell'ottica di un medesimo spirito è mio diritto pretendere un impegno scritto e preciso al fine di non mortificare i nostri sforzi e le strategie di chiama la Viterbese. Io pretendo impegni per iscritto perché le chiacchiere ce l'ho tempo. Inizio di leggerti quanto prima e di invitarti a formalizzare velocemente il riscritto quanto richiesto, considerando l'esistenza dei tempi, mi è gradita l'occasione per l'incontro di inviarti di giorni. E il sindaco ha risposto, anche finora sulla carta, positivamente. Finalmente gli ho fatto mettere per iscritto delle cose, mi hanno fatto la lettera oggi, che siccome interessa di sapere cosa vostra, io la posso leggere, no? E lui mi dice: caro Presidente, ho letto con molta attenzione la tua lettera e prestato la massima considerazione a quanti in essa contenuto. Poi vi darò copia delle lettere a tutti quanti, perché
ne fate l'uso l'idea opportuno. Ho preso la tua disponibilità e dire la scommessa che stai facendo per il futuro della Viterbese. Il tuo attaccamento all'attività sportiva, soprattutto dal calcio, denota la tua grande passione sportiva, una passione che così è concretizzata anche in importanti risultati nazionali. La mia amministrazione, la voglio confermare anche come persona che conosce ormai da tanto tempo, è stata la parte chi con coraggio e determinazione intraprende iniziative che hanno ricadute positive sulla soluzione della produttività, in tal senso che interpreta la tua volontà e la tua aspirazione, che però finora è politica e non c'è niente. Ribadisco quindi la volontà del Comune di Viterbo di partecipare a questa scommessa affiancando la società nel perseguimento degli obiettivi. E ciò è dimostrato dal fatto che ho già contattato un tecnico esperto per avere a stretto giro il resoconto dettagliato dell'entità degli interventi a eseguire, signor Occhi, non solo in coerenza con quanto asserito finora. Assicuro che nel bilancio comunale di prossima approvazione non mancheranno i fondi necessari. In bocca al lupo, cordiali saluti. Ossia, prima volta che lo metto per iscritto, per cui un domani. Carta palle e villandoni, perché parliamoci chiari. La dire poi vince, quest'anno abbiamo sciolata, noi due abbiamo vinto un campione, ma i secondi, i terzi, i secondi ci vanno la vita, credo. Quando era giugno, era ottobre fuori dal gioco. A parte questo, però oggi a livello calcistico c'è una tendenza giusta a eliminare le squadre, il massimo, perché la C è un bagno di sangue, la C risorse non ce l'ha, la C porta a casa delle risorse, io ero di quelli che ho fatto a casa Magali per il mio motivo d'orgoglio, perché pianeta calcio piglia 1,2 miliardi dalle televisioni, la C porta a casa 30 milioni, 25 dalla Melandri e 5 dal CONI. Per cui dico abbiamo, perché io c'ero, di 7,3 di risorse di voti di quello di PDC e portiamo a casa il 2% di risorse. Questo voi sapete, la società del 7% porta a casa il 2%. Per cui la C si muore perché? Perché porta a casa, ogni squadra porta a casa 500.000 euro, possono essere 400, 600, 320 o 4 secondi i giovani che impieghi, un campione costa 2 milioni. Per cui io chiedo l'aiuto di tutti. L'anno scorso noi abbiamo messo un sacco di soldi su Viterbo, no? Ma io non mi pento di quello che faccio, perché non sono mica intendente, quando faccio una cosa ho la mia. Però sono stato su tante cose, poca gente, pochi abbonamenti e tanta gente non vuole pagare. Chi c'ha la testa dei carabinieri, la finanziaria per tutti i coglioni, sta gente pagarsi, poi pagano tutti, perché guarda, qui è un'azienda che viene da anni di sfascio, da fallimenti e quant'altro, e invalsa la mentalità sbagliata. Per cui quest'anno lo dico anche a voi altri, non la ripetere, chi è scritto ai giornalisti, il numero del tribunale e quant'altro. No, chi apre un sito internet e diventa giornalista, sarebbe facile, vediamo di mettere. Farete le vostre richieste e inizio anno, e a chi gli spetta gli verrà dato la tessera abituale. Quegli altri lo fanno settimana per settimana, perché possono cambiare, e noi valuteremo se pro e contro. Come gli arbitri quando rotto le palle, altri possono vedere che vuole pagare la partita, è una cosa che. Uno è della terza categoria, non è scritto da nessuna parte. Anche le forze dell'ordine per pagare devono essere in servizio individuo, non è che uno perché fa maresciallo vuol dire ammazzare chi guarda la partita. Metteremo un po' di regole. Chiedo alla città di darci una mano. L'anno scorso è stata vergognosa pubblicità, vergognoso tant'altro. Forse c'è una giustificazione, si viene a tanti anni di delusioni e allora è logico sia un po' di malfidenza o di poco. Scusate. O di poco amore, però noi siamo gente per bene, noi ci mettiamo soldi, non è che ci diamo qui, sia chiaro, perciò avete un'occasione, ve lo dico, magari ci sono volontà, avete un'occasione importante di stare con noi e di crescere con noi. Io ho fatto la via al Grosseto, poi quest'anno me ne sono andato a fare manco la terza, manco, perché ieri hanno fatto l'unione, hanno messo 200 euro al consigliere, sono 1600 euro, ci comprano l'acqua. Noi siamo disposti a fare una buona squadra, avere un buon allenatore, buoni giocatori. Di quelli dell'anno scorso penso rimane forse nessuno, perché voglio cambiare. Poi un'altra cosa, dico a voi altri, telefonate per quello e per quell'altro, gli fate del male, perché chi rimane siamo gli altri, no? Il tifoso che è amico del Giannone, amico del Nuno, amico di quello, non c'è da capire un cazzo. Facendo così vi caccio, parliamoci chiari. Nella società ognuno c'ha il suo ruolo, il presidente c'ha il suo ruolo, il presidente c'è il suo ruolo, l'autore ha il suo ruolo, tipo si stile uno, lo faccio un tipo, fischiano, battono le mani, però in condizione c'è la società, però con me c'è un cazzo, lo dico molto 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 molto
chiaramente. Proviamo a fare una buona squadra, non so in quale giorno ci mettono, non lo so, o B o C o D, dove ci mettono, mi metto bene. Ho un grosso rammarico perché ho seguito l'anno scorso la partita più forte di tutta la Serie D, secondo me. L'abbiamo dimostrato, abbiamo fatto il gol di tutti, poi abbiamo sbagliato qualche partita. Però il nostro avversario penso che era imbattibile. No, il presidente è latitante, il capo della 'ndrangheta di Roma, penso che io purtroppo ci posso combattere. Aspetta, l'anno scorso ho comprato le 14-15 partite, secondo me. Me ne ho un po' in intervallo, non posso mettere. Le hanno comprate loro, ci hanno comprate contro, perché ho visto qui la cattiveria, squadre che erano salve, che non è. Che erano le sue, sì, ecco, sì, è quello che era. Poi mi parlano tanto di moralizzare il calcio e questi sono Serie C, vanno a giocare a Perieti, non c'hanno tutte queste belle cose. Io penso che per il di calcio, prima di iscriverle, ma a tutti i livelli, ci dovrebbe fare lo screening che ci sono i proprietari, che ci hanno dietro e che ci hanno davanti. No? L'anno scorso era da bene, ci hanno ammazzato per tutto. Considerato il soggetto, dicono che la cucina vecchia di calcio stanno a cercare, penso che diciamo noi. La D è difficile, io l'ho fatta e non l'ho vinta. Io ho sentito primo anno, secondo anno, poi ci ripescarono. È difficile. A Pisa l'ho vinta. È un campionato difficile perché ha tante piccole componenti, con gli arbitri che purtroppo sono quello che sono. Gli arbitri ci hanno ammazzato in casa con Cinzia, in casa con la con San Cesare, non so Saliti, vuol dire che erano scarsi. Però ci hanno pulgato. È quello che è. Faremo una buona squadra con molta calma. Io della Team Cup me ne sbatto le palle, quella dei due di gol, mangio la Junior, vanno a giocare la squadra di Serie C, la Renzo, quello e quell'altro. Andremo in ritiro, andiamoci a Soriano. Andiamo a Soriano anche per rispetto della logistica, perché praticamente i soldi vanno spesi nel nostro territorio, piuttosto che andare a Toscana, ristorare, l'idea è bella e poi lo diciamo. Questo è un punto. La squadra la faremo piano, senza fretta, perché c'è un sacco di gente in giro e non vogliamo sbagliare. L'anno scorso avevo una bella squadra di cantanti, però alla fine qualche abbiamo pure un po' stonato. Però se fosse al mio secondo del campionato, penso che tempi normali avremmo avuto tante cose contro e le più importanti quelle, c'erano le squadre che erano di loro, tipo Sora, quello, quell'altro. Sora che l'Interbar fa 0-0, non là, leva due meglio, fanno tre cambi, levano un centravanti di centrale, sono successe cose dell'altro mondo. Basta guardare Cizia qui che parte. Ma sì, vabbè, ci hanno fatto noi, però l'arbitro le scuta, non schiaffa la palla sulla linea, me la rigore, quindi vabbè. Questo è quello che è, perciò piano, speriamo di fare bene, non è facile, perché vi dico, la D è difficile, che tu ti metti in campo 4 giorni, 97-1, 96-2 e un 95, giusto, perciò Dalmazia è vecchio, Nuvoli è vecchio, Vedasperti è vecchio e quant'altro. Abbiamo portato anche la ragazza Grosseto, per cui lo dividiamo, per cui lo prenderemo, però è difficile, ci vuole pazienza e non sbagliare. Perché per me l'anno scorso non abbiamo la squadra era forte, abbiamo fatto 80-90 gol, abbiamo perso l'anno scorso 5 partite. L'anno prima le 8 partite perse la Lupa Frascati è salita, perciò partecipiamo. Tu punte, io quest'anno sono più presente, ma a livello amministrativo, a livello tecnico c'è lui il presidente, lui il vicepresidente, io do una mano a livello amministrativo di gestione perché si vive un campionato anche nell'ufficio, non solo davanti a volte su altre cose se ci vi chiede di darci la mano, di cose, fare l'abbonamento, non è che onestamente a noi ci cambia la vita con 10 anni più o meno, però la forma di sostegno, la forma di vicinanza, la forma di riconoscimento per gli sforzi. Il sindaco ha fatto sta lettera, io l'ho fatta fa, speriamo che insomma se mangia pure questa vuol dire che lui cambia paese, però no, mi tempo, l'Italia. Europa. Va bene. Dell'allenatore che ci dici? L'allenatore stiamo valutando, abbiamo quasi fatto, al 90% è Sanderra. Allenatore buono, lo scorso era in Serie C, fatto bene a Catanzaro, lo scorso fece male a Salerno, però è un allenatore importante nel senso che 3-4 anni fa ha fatto il mio con la Dina, C2, C1 e B.
è di categoria superiore, viene a Viterbo grazie a me, grazie a Viterbo, perché devo essere onesto, nonostante tutto i disastri di vent'anni a sta parte, Viterbo è ancora appetibile. È ancora più certo appetibile, perché è vicino a Roma, però forse ci conoscono bene, non ci vedremo, comunque vediamo quello che è. Più che Viterbo mi sembra la società. Felipe è una persona e Borgia ha espresso parole di grosso. Noi siamo stimati, Borgia è un altro buon allenatore, vi posso garantire che chiunque chiamo ci verrebbe a Viterbo, no? Dicevo gli allenatori però ci vengono perché alla fine rimangono, però li pago. Io ho avuto con me Sarri, ho avuto con me Allegri, ho avuto con me Pioli. I tre migliori sono in Italia oggi, per cui vuol dire che cazzo ci capisco del pallone. Il ritiro a Soriano è quando? Non lo so, verso il 27, il 26, stiamo valutando. Ma partiremo in pochi perché 27 stiamo... di questo mese? Sì, è logico, partiremo in pochi perché stiamo valutando, che stiamo valutando di fare la squadra, partiremo con i giovani. E il mister domani lo devi firmare, io sono d'accordo su tutto, poi domani Stefano Sandella firma, è un grosso sforzo economico, però anche lui, parliamoci chiaro, uno che ha fatto sempre la C da anni, scendere in Serie B rischia il culo anche lui. Ha vinto anche tanti campionati di B. L'ha vinti, è uno che ha molta personalità, per cui attacca al muro. E l'anno scorso, fra l'altro, anche dei comportamenti extracampo non troppo da professionisti. Giocatori? Sì, chi? Mica io. Parlavo dell'allenatore, pensavo all'allenatore. I giocatori del caso, per cui c'è da filare. Appena fatto un bel taglio lo stipendio perché no, abbiamo perso tutti i nostri giocatori, anzi. Ho quant'altro. Dire qualcosa, tu mi hai detto tutto. Ma un paio di quelli che in campo hanno dimostrato attaccamento e bravura rimarranno. Chi so. Ma no, mi scarta del Nuovi per esempio. Dipende. Se la so guadagnata sul campo. Ma ti dirò una cosa. Più giocatori è una categoria che non stimo uno, no, guarda. Sul campo, accettare. Poi mi hanno due campionati. Io ti guarda, c'ho un esempio di vita che ieri è una grossa delusione. Salvatore Monaco, vi racconto un pezzo. È un giocatore di grosso, ha fatto un buon campionato quest'anno. Io l'anno scorso ero a Milano, 31 agosto, chiudeva alle 7 il mercato. Ero lì un po' di gente, viene un ragazzone alto, mi dice, presidente, sono senza squadra, mi sono rovinato, ma te. Perché vado a e dico, fatti il contratto, ma le avanti, dico, meno a qualcuno questo, no? Perciò gli ho fatto un contratto, quest'anno ha giocato, fatto anche discretamente. Pipì papà, lei come padre, lui tuo padre, era come papà, e poi l'altro giorno mi viene a Viterbo, era un bel pezzo, e se mi chiamano, sai, si deve vado Arezzo, dice perché sai, pipì papà. Per me è stata una grossa delusione a livello umano, perché se non ci arriva è smesso. Ciò dimostra che sono come i fantini al Palio di Siena, guarda, ogni fantino ha fatto al corso per 10 contrari diversi, i giocatori non mi ci affezionano, Ma io parlo dal sottoaspetto tecnico, non di affezione. Non lo so, vediamo un po', perché no, guardate, in principio non rimane nessuno, fuori che giovani, ossia dei giovani rimane Perocchi, che è il 96, torna Fè che c'era l'anno prima, rimane Pottirino da Roma e Don Frilli. Ho portato al Grosseto il 97 Pini, che è molto forte, un bel giocatore. E poi al Grosseto Boccardi, che è il 96, che giocava in C con noi, è un giocatore importante. Se vuoi con me, perché mi vanno bene, forse. E voluto Callegari, che è un altro 96 Callegari, stava al Grosseto. Adesso va con calma. Noi la gente la paghiamo, dobbiamo valutare bene e non sbagliare. Ci sta chiamando Mezza Italia, per cui i giocatori, non c'è, perché capisco... Un po' col casino che c'è in Serie C adesso. Giocatori li trovi quante ne vuoi. Adesso si è fatto le rose, sì, ma non è, guarda, dobbiamo, torno a ripetere, l'anno scorso non mi pento di niente, forse mi pento di aver preso un centravanti a dicembre, io l'avrei preso però dopo sui tecnici dove sbagliamo ci ragiono io, per quanto manca da cattiveria, quali si buttano dentro, davanti alla porta i veri, le cose, non si sfondano. Tu guarda, centravanti del coso, no. Quando perse, che fa sempre male, quando perse la palla Federici che giocava lì, sì. Per poco sfonda la porta, se c'era Saraniti scalza il portiere la perdeva, ti fa capire, Saraniti l'ultima partita a casa con il Taranto ha fatto il velo, no? Il meglio da te, ma che velo fare? La palla la butta dentro le mani, lo piedi con la testa con i denti, è quello che è. Dobbiamo cercare gente meno bella e tanto nel calcio conta il risultato, no?
tu puoi vincere con Fanno di Mano, no? Dopo un intanto non eliminate nessuno. Tu guarda, io ho vinto 40 scudetti, da rubare i mezzi, però per me. Romanista proprio. Io sono romanista. Romanista proprio. A parte questo, qualche domanda a me, a loro, se, poi mi andate via. No, una sola domanda. Per quanto riguarda il campo di allenamento, si sente dire il Murialdo. Guarda, io onestamente... Il barco, pardon. Sì. Vabbè, comunque è sempre lì. Ti dico una cosa. Io la lettera che ho fatto, voglio mettere a posto questo, a che possa essere omologato per la C. E per la C non si omologa a giugno. Certo. L'ho omologato prima e quant'altro. Ma se tu parli di ripescaggio, a parte non cacciare mai quei soldi per il ripescaggio perché è amorale. Se mi visto cresce piano piano, farmi la squadra, perché io ho avuto esperienza. Tu le squadre, se riesci così ben inserite, li porti dietro, vanci in due, perché c'è tanta differenza, non pensare che sia... Qui c'è gente quest'anno che la Cina faceva con la Viva, solamente che poi anche altre cose. Purtroppo Viterbo non ha strutture... Adesso sono stato perso da... Io non voglio in politica, qui al comando sinistra e destra, c'è la colpa di tutti. Sono 50 anni che non so le strutture. Io fanno il campo in terra, in terra io sono contentissimo. Ma io sono un comune, io sono sindaco pure, non è che sto nella luna. Noi siamo 2600 abitanti, io ho un campo di erba che è eccezionale. Ora faccio un in sintetico per il calcio a 7. C'ho due piscine coperta e scoperta, insomma, volere a potere, volere a potere. Allora però uno degli investitori si ci crede. Ora non vi rendete conto, ma è una rottura di palle di niente, uno si va a allenare, andare una volta qui, una volta a Brera, una volta a Maria, una volta a San Marino. È una cosa grave questa, speriamo. Guarda, scusa, cioè, permetti, prego, io per fargli fare l'erba qui ho fatto le guerre puniche. E poi fra l'altro a me una cosa che proprio mi dà tanto fastidio è il incarnare il derbese con noi altri. Fanno il campo per lui, a me fate un cacchio. Ossia, quando sento dire ci ha chiesto il campo, tocca fargli, ma lo fai a me, lo fai alla società, lo fai, la squadra di calcio della tua città. Che c'è gente che ci soffre, si alza la mattina, guarda i risultati, per qualcuno è motivo di vita. Per i ragazzi è togliere dal mezzo dalla strada, dalla droga, dalla cosa. Perché la vita, l'ideale, viene per le droga, è una bella cosa. Chi non ce l'ha è un morto. L'ideale è una bella cosa, perciò va curato. Io che ne so che fanno, con la strada, ho visto tutti fanno la strada, in tribuna, questi tutti per percorso, tutti i denti, bianchi, rossi e verdi. Poi mi ero problemato, io la partita non ho nessuno vicino, perché a me l'hanno a Grosseto, e mi fecero, mi ci mise il cardinale, no, c'era... Era tutto atteso il capitale. No, vabbè, io la via soltanto tutto il mondo, c'era la partita, portare a Grosseto la nazionale Under 21, c'era Cassano a quei tempi. E con la Germania, facciamo 0-0, praticamente il tribunale mi dice il presidente del Porto Rico da vicino, dalla parte del cardinale, ma parte mia, io sono in alto, io alle partite sto bene lì, starei meglio in mezzo di fuori, io strillo, urlo, cosa, mi piace... La caciara? No, partecipare. Ecco, beh, certamente, no, nel senso piace, migliore del termine, è ovvio. Per il campo speriamo che il comune faccia questo campo in erba, dando adesso alla... Alla Sassa. Io mi permetto di suggerire una piccola cosa. Non abito sfortunatamente per me più a Viterbo, a San Martino al Cimino. C'è sempre stato un campo, tuttora c'è. Fino a qualche mese fa il campo sportivo di San Martino era in disuso da 5 o 6 anni. Credo che lo sia ancora. Anziché, cioè quello, oltre che essere posto a 500 metri d'altezza, forse anche di più, oltre quindi un ritiro e via di seguito, può essere un impianto sistemato come è quello potrebbe essere quello del barco. Ma lì c'è tutto, cioè funzionante però tutto e per tutto. Scelte dell'amministrazione, io... È comunale. Lo so, ma io da fare, io per l'attività, io, no, glielo, appunto, glielo, per glielo, dire. Glielo posso dire, ma scusa. Ecco, appunto, quello. Glielo posso dire, non è che posso... Fra l'altro... Perché dici di no? Io a Grosseto c'avevamo il no, campo... No, fa parte con te. No, scusa, a Grosseto a Grosseto gli ho fatto fare tutto. Perché parto alla D, comincio a fare la C2, la C1, la B, D,
di vigore amministrazione, però abbiamo un campo di allenamento attaccato allo stadio. Questo lo stadio, io non so chi l'ha disegnato questo stadio, questo dovrebbe fucilarli tutti. Questo non è la norma, ma se scoppia l'incendio, quindi può succedere. Con che lo spegni? Quando si scappa, no? Tu spegni, non mi vedo niente, io scappo. Tu si scappa, tu si scappa, perché tu stradine così, sempre entrare davanti e dietro. E veramente è stato fatto là davanti perché l'hanno tolto. Cioè, io ricordo la bella tribuna, non so che hanno fatto. Dal raso giardino. Tutta quella lì, tutta quel tipo di cose, tutto quel posto. Ma dove sono l'architetto che l'ha fatto? Quando l'ingegnere che l'ha costruito mi chiese se ci piaceva, io ho detto non vale niente. No, infatti, tanto per essere tra l'altro, scusate, no, con che io sportivo oggi posso adesso dunque è stata approvata in Parlamento in itinere la legge, tu puoi fare i campi di calcio dove vuoi, superando quello che è il discorso di beni regolatori, questo e quest'altro, no? C'è una corsa a palli. Questo è il campo, questa città è un casino. Vi dico una cosa, per la C qui saranno dolori. Dove è il prefiltraggio? Ossia, tu fai un prefiltraggio, mi dico, dove lo fai? Ma dove lo fai? Non si fa, devi mettere le cose mobili, quello mobile. Devi fare quello mobile, metto anche per i tifosi ospiti. I tifosi ospiti, questi vengono, cosano. Scusa, noi scappiamo qui da qualche volta con quelli che stanno lì davanti. Scusa, questo andava bene, questo andrebbe fatto. Se abbiamo muto una cosa, poi 30 anni, 40 anni, sportivo qualcosa va fatto, lo dico io. Rieti c'è una strada, però c'era un campo dei cazzi. Civitavecchia c'è il campo che allora. Anche lì c'hanno problemi tra l'altro, il prefiltraggio, tutte queste cose. Però il prefiltraggio, guarda, credi una cosa. Anche la Roma deve spendere sul sai qual è il problema però, di fondo, ti spiego. La Serie C ha le stesse incompetenze della Serie A senza vincenarina. Allora, i tornelli, il gos, le cineprese ripiano tutto, la testa del tifoso, tutti. La Covid, sono le rotte, gli steward, e un po' di fatti. Quelli possono fare. Cioè abbiamo la stessa legge, siamo professionisti, ma siamo un cavolo gli altri. Perché torno a ripetere, noi abbiamo 2% delle risorse e quella ci viene 93-94. La BP ha circa 90 milioni, la CIVI e l'API ha 1,1 miliardi. La società finanziaria con il Frosinone, che sono 4 gatti, ha subito 40 milioni e poi si tiene. Più il Frosinone più a due volte tutte le squadre di Serie C, ma direi di sarà una cosa normale. E per testa di calcio di anche abbiamo letto gli altri da C con 17% di voto. Il problema è quello. Sono accorto altre cose. Comunque ti prego, mica. No, volevo chiederle un approfondimento sulla questione che lei ha anche citato dei 500.000 euro chiesti sì. A fondo perduto, che lei ha giudicato amorali, sì. Immorali. Ma non è stato possibile in sede di anche detto di aver contribuito a cacciare Macalli, non è stato possibile intervenire. Non dipende, lo so che la federazione dipende dalla PGC, certo. Lo fanno loro ci hanno interesse a abbassare il numero delle squadre, un po' più ripescaggi, perciò hanno fatto in maniera tale che i ripescaggi siano quasi improponibili. È impossibile. Sono rimasti 50, mi pare, 51. 51. Mi servono altre 4 squadre per fare 54. Quello del BMF lo fa, perché il retrocesso lo fa. Poi ha venduto Valodi al Palermo, ha preso 2 milioni per cui non manca niente. Gli altri, forse il Gubbio lo farà, però 500, ma addirittura di pescaggio in Serie D 300.000, in Sinezza 100.000, è un sistema usurario. In Serie B 1 milione, sì. È un sistema. Vabbè, Tavecchia è l'odito. Sì, ma l'odito è stampocato, però non hanno deferito ieri. Ma il problema di fondo è un altro, che. Ma quando la legge Melandri, che l'ha fatta uno di sinistra, che fa pure Berlusconi, italiani, tutti d'accordo, le legge Melandri su 100 lire vanno, 92,5 vanno alla Serie A, 2,5 vanno al 2,5 alla fondazione, poi sempre loro si rispartano, e 5 vanno al settore scolastico, B, C, tutte queste cose, dov'è? Poi c'è una cosa, non c'è più mercato. Io nel 2002 vendetti già a Lombardo a Livorno per 1 milione, se c'è un campionato, oggi non vendi più niente. Vanno a Pia, chiudo i fuori e esporto la valuta. Tutti virtuali sono i trasferimenti. Virtuali, 10 milioni, 20 milioni di milioni, esporto la valuta. Non esiste più la vendita di
Borucci, volevo sapere, Borucci è un gran giocatore, ma deve ringraziare per gli amici di Sicca Campa, non Giulio Perini. Se voi sapete la storia di Borucci, ve la dico. No, è la verità. Io ero a Milano, c'erano questi amici del Bese, c'era Ranucci, c'erano 5-6 che non riuscivano a trovare soldi per iscriversi. E c'era sto Borucci che doveva andare all'Inter. Però l'Inter gli disse, guarda, dice che non potevo darvi soldi spicci per iscrivermi, perché nel calcio i pagamenti si fanno tramite Lega e ti danno il 30% a settembre, poi 7 rate da 10, 10, 10, 10. E allora dico, vieni a cercarmi la mano io, gli diventi i soldi io, e poi l'Inter me la dà di dopo l'anno con l'operazione che ho fatto. Se non c'era quel caso, forse il calcio si sarebbe perso, ma il calcio è fatto di opportunità e opportunità. Tancredi, il portiere, allora quando ben diceva Paolo Conti, dipende da tante cose, un po' avanti. Io tanto ringrazio allora Vincenzo e Luciano, perché grazie a loro siamo ancora qui. Sì, vi dico un'altra cosa, come motivo di cortesia, noi siamo, chiamate loro e non me, siamo molto disponibili, però c'è dopo le 5 di sera, alle 6, spesso mi chiamano, chi è Sergio Netti? Ha detto, io qua vicino, mi chiamo Andrea, guarda, sono incazzato, io lavoro, eh. No, dovete imparare, ma questa è la forma di cortesia, ve lo chiedo, io sono molto disponibile, no? Però io ho un'attività anche piuttosto impegnativa, mi sono al telefono, rispondo a tutti, no? Però chiamate dopo le 5, 6 di sera, a meno che non succeda qualcosa di serio, noi siamo molto disponibili, perché rispettiamo il vostro lavoro, la informazione, però ancora abbiamo... E invece Vincenzo? Uguale. Guarda, quando vuoi, fai quando vuoi. Però su un anno sono dei lavori che non sono fondamentali, però i tornelli, le vie di uscita devono fare subito quelle sicurezza. Ah, sulla sicurezza, vuole fare la prova su qualche cosa. L'impianto, tu perché lo metti a posto il campo o devi andare a giocare da qualche anno. Devi dare disponibilità. Tu quando ti iscrivi devi dare disponibilità di un campo e si allora. È normale. Tu puoi prorogare altre cose, ma sulla sicurezza che trovo? I tornelli sono legge dello Stato, non è del PTC. Della polizia, i NOS, tutte comunque a Viterbo, al di là di fare la Cile, al di là la B, il campo ha messo a norma per mille motivi. Se io domattina non si porta qui, io conosco la nazionale B, C, non porta niente, si va messa a norma, questa è la cosa. E poi questa città deve stare a fare un campo diverso sul Toscanese, in una zona diversa. Eventualmente avreste un progetto come. No, ma io non c'ho niente, figura di non sai di quei progetti, però in prospettiva. Questo è il centro della città, rega. Qui c'è obbligato a passarci la palazzina, qui di dietro. Quando mi sono ammattolati quelli del coso, di ieri, io l'ho visto, ero lì dietro e cappavo fuori da una cosa, però anche il controllo è difficile, mi capito? Io potevo fare un questone di ogni avvento, non faccio capire niente. Questo è un campo che è così. Ma in una prospettiva con... In una prospettiva, un centro sportivo dove. Scusate la cosa, ma abbiate pazienza, l'hanno fatto 50 anni, lo fa lui adesso, ma che cazzo. Io penso a fare una buona squadra, poi è il comune che sia. Secondo me, forse io sono un sindaco diverso, perché io sullo sport sono tifoso, io squadra il mio paese, ci spendiamo. Io spendo a Grotta l'anno 20.000 euro sul campo sportivo. E siamo a 2.000, qui dobbiamo spendici di 800 in proporzione, capito che dico io? Bisogna che l'amministrazione, di là del colore bianco, nero, rosso, verde, viola, capisca che il calcio è una cosa importante, il Derbese rappresenta la città e i campi vanno fatti. I piedi dove c'è un bel campo, però la città è più distratta per le cavolate, le quattro cose. Certo, io non li spendo per la forza fregare a quell'altro. Però no, gli danno 100.000 compresa la gestione, dove andavano così. Però in prospettiva fare tutto, però io vorrei provare a vincere il campionato, che è molto molto difficile, perché i campionati non si vincono agosto, si vincono a marzo, aprile, a febbraio o quant'altro.
E noi abbiamo, noi qui con la lupa due partite abbiamo buttate, qui facevano i cosi, i sombreri. Lassù il portiere ha fatto una cacata e poi sull'1-1 abbiamo riattaccato un'altra volta, erano più forti, noi più forti noi, solamente che ci è mancato. Poi degli arbitraggi micidiali, rigori contro, le cose, cioè, ci hanno fatto manca niente, no? Tu guarda la partita più concizia, c'erano due tre rigori, non c'è niente. Diciamo più che contro di noi a favore di loro, perché dimentichiamo Arzachena il 9, lì mancavano 4 squalificati. Sai che c'è? No? Guarda, ho parlato via, con, ho parlato con Moggia e mi ha detto una cosa che condivido in pieno. Viterbo non è Siena, logicamente, che sia un'altra Serie A, però nel campo di quello che era la Serie D, la città più importante che c'era, forse, c'è la condizionamento psicologico al contrario. Devono dimostrare che loro non c'hanno la fanno alle grandi. La vanno a fare a San Giuseppe Isoliano, a Cerra, a Capitale. Perché qui lo permetto. Prego, dimmi. Volevo dire una cosa, lei non pensa che praticamente il portiere sia il 50% della squadra, un buon portiere? Magari è migliore sacrificare un under, però metà. Questo portiere... sono scelte di fare l'allenatore. Però guarda, perché noi quest'anno abbiamo perso un attimo di portiere, quindi però, il portiere d'esperienza penso che... Lui c'era un 94, bravo, lui c'era un 94, bravo, loro il tassi. Io prenderei un 85. No, il problema è un altro, metti il portiere bravo, dopo c'è quattro ragazzi su però, su 10. Paga di più un portiere, cioè recupera di più un portiere, sì, le mancanze. Ma no, io invece io farei una cosa diversa, poi dipende da me, terrei il portiere giovane o un anziano, poi secondo le partite fa giocare quello, la partita che devi vincere, devi mettere un portiere giovane. Il portiere deve essere bravo, deve stare sempre in tiro, deve giocare tutto l'anno, penso. Non lo so, ma guarda, io qui tu c'hai quasi, io l'ho fatta la D, sto cazzo di sistema di quattro giovani che poi... finita l'anno sabbatico e si feriscono tutti. Io a Grosso ci ho avuto 18 anni, in Barba che Serie A Empoli, a te in Serie A Sassuolo, D'Alessandro in Serie A Coso, a Bergamo. Cioè una defezione di un giocatore under la può riparare il portiere, che bravo. Allora, io penso che defezione quindi al portiere ce la può, c'è la rete, però... Scusate, io ho preso un ottimo allenatore, ci dirà... Cioè il portiere della Cinestra fa vincere il campionato da solo, da qui una volta c'è un dibidotto, giocava da solo praticamente al momento. Non l'ho conosciuto. Però per tempi c'è diverso, non c'è l'obbligo del gioco, tu metti un buon portiere e li metti quattro, tu li metti i ragazzini. Sono tanti. Tre l'amico certo, parla sì. Con cognizione di causa, giocava a porta, no? Quindi... allora quando senti il presidente no, voglio dire una cosa, per gli abbonamenti in formato famiglia non c'è la porta, infatti ho sempre preferito l'anziano, però guarda, è una cosa che mi fa incazzare l'altra, ve lo dico chiaramente, quando sento di ma sono 8 euro, sono tanti. Ma poi ma in bar per un aperitivo costa 6 euro, adesso tutti il sabato e sera, finiamo ragazzi. Ossia, parliamoci chiari, se uno vuole bene la squadra, 20 euro al mese sono una sola vittetta, ossia, e capiamo che la squadra è anche volte nella gastronomia, no? C'è da capirlo. Se il presidente mangia con la squadra deve ammazzarlo, non ce ne metto di meno, deve mangiare. Anche perché in altre squadre girando i prezzi sono questi. Sì, ma io quando sei... girando la D. Due anni fa qui il consigliere comunale ha fatto interrogazione e biglietti erano cari, poi il consigliere spagnolo ha detto quello che 800 euro al mese, ciao bene. C'era tutti, 10, 12, poi faremo tutto, scusate, vi dico una cosa, noi vogliamo fare la squadra forte, voglio provare a vincere il campionato, può darci una mano, non ce la fa, noi ci mettiamo tutto, io quest'anno sono stato fino all'ultimo secondo perché sono vittorio. Poi a noi ci hanno ammazzato qui con Cinzia, parliamoci chiaro, perché non è che ho fatto a pezzi con gli altri, perché c'erano un rigore davanti alla rete, era molto una palla, ma c'era il rigore espulsione. Poi io mi stavo nei playoff e lui volevo vincere con tutti, nei playoff ho visto che erano più bravi del nostro, del Bolivia. Scontava. Con Taranto ammazzava la partita con gli altri, perché quelli tutti avanti dovevi... Poi noi con Taranto abbiamo tenuto la panchina Pippi, Panasca e Molina all'inizio. Cambiano tanti. Comunque, l'allenatore... Va bene. Grazie. Presidente, allora, l'esperienza di anno scorso è servita a qualcosa? Sì. Nel senso, innanzitutto sono la fortuna di vicino Babbo, quindi l'esperienza... È un ottimo consigliere, quindi. Pure troppo. No, è stato un anno... Siamo arrivati secondi, un anno che ci sono stati, no, degli errori, però
squadra, secondo me, una squadra con, con degli ottimi giocatori, ma gli ottimi giocatori non vuol dire vincere campionati. Una squadra con poco carattere. Infatti, diciamo, è una cosa normale, sono giocatori che vincono sempre i campionati, sono giocatori bravi che non vincono mai niente. Noi abbiamo dei giocatori bravi che forse non vincono nessun campionato. Vediamo quest'anno di per meglio. Senti, l'anno scorso hai detto che il girone laziale-sardo tutto sommato era più abbordabile, quest'anno avete preferenze? Guarda, i gironi sono tutti uguali, capito? Devo capitare una maniera che diamo un'altra. Infatti è capitato la Roma che ce l'ha. Sì, no, però dico... No, come è capitato la Draghi l'anno scorso. Andando fuori casa, un conto quando andiamo... Io, ho seguito sempre quest'anno la squadra, contattiamo a giocare a Astrea, a Balonga, dove ci aspettano proprio per menarci anche sul campo. No, guarda, dove è lo stesso, quindi guarda, parliamo. Un conto su campi più. Io l'ho visto, guarda, è uguale. Io l'ho visto con Grosseto, finché avevo, non era niente, era stata da ridere. Però quando andavamo a giocare in Serie B ci aspettavano tutti, perché andava a giocare porca miseria alla Corniglia, quella tutti i propri fregatti di questi. Tornando, non ci mettono, scusa una cosa, uno c'ha le palle, quando fuori dice c'è, cioè, secondo Cesco qui è scritto sempre di carattere, poi vede la luce. Ma il problema è un altro, l'anno scorso c'era un problema strutturale, quando avevo la palla, alla nostra eravamo, incantavamo, appena perdevamo la palla erano dolori, c'era poco filtro, poca corsa, e poi... ci mangiamo troppi gol, perché con due occasioni il gol vince la partita. Io un anno vinsi l'eccellenza Grotte con, mi pare, la promozione, 8 vittorie fuori casa, 1-0, bellezza, un gol tutti dietro. Un anno andammo in Serie C con Grosseto a Mantova 0-0, sono stati 90 minuti tra l'aria, e c'è pure quello, a me la difesa fatta bene, mi piace. Perché a me 5 a 5 non dice niente. Io quello che ha detto il presidente in una partita, non mi ricordo quale, ho perso pareggiata, ci vogliono 11 figli che in campo menano e stanno a fare. Ma risalto, non scrivete, no? Ma lui qualche pappone, ma lui ci vogliono 11 figli. Ma noi facevamo botte nel tunnel e questi qui ridevano, siano una squadra di qua a qua. Infatti, secondo me è mancato un po' dei carti veri. La differenza, oltre all'altro discorso di là, l'ha fatto pure la cattiveria. È mancata la cattiveria, la cattiveria. Ossia, saliti dai capelli a pelo, una cazzata. Un giocatore deve fare male e... tu fai... Quando tu fai... Sei... Ecco, sai, quando sei, poi i capelli, le cose, ti innovi, no, sei compagni a terra. Però è un'ottima squadra, però lo devo prendere a gennaio, qui c'ho ragione io, però dopo sai, dice no, dopo ammazziamo quello e quell'altro, non facciamo niente, ammazziamo a noi. Devo prendere un centravanti cattivo. Cattivo, ma cattivo che butta la palla dentro, che magari liscia, il rustico, però che butta la palla, ci ha mancato questa noi. Cattivo con la G invece che con la C. Gattivo. Se uno faceva... tipo Villa, l'argentino del rumore di sera. Noman, che era un altro cattivo. Però Noman ha fatto sempre male. Però loro l'anno scorso, ragazzi, tante cose... Praticamente io non ho capito niente, hanno giocato da una parte, due ammoniti, buco, che dice loro, si squalificava, sembrava... E quello che dicevo prima, Arzaghena dopo mezz'ora in 9 quell'altri. Ma Roma... Vabbè. Erano molto presenti. Luciano e Vincenzo, che cosa non ripetereste rispetto all'anno scorso? Questa era scontata una risposta così, ma nel contesto generale, non dico della società perché non c'è da farvi appunti, ma quantomeno nel contesto dei giocatori. No, giocatori diciamo più cattivi, con più cattiveria agonistica, tutto qua. Meno belli. Invece una domanda sull'organigramma, se avete cioè, anche col settore giovanile questo. No, ci pensa Mario Curini. Corinti che ha fatto un ottimo lavoro. L'organigramma è invariato c'è praticamente. No, più snello possibilmente, perché tu vedo troppa gente che ha più snello. Quindi vedo un presidente sempre più frequentemente qui al campo. No, dopo le 6 non lavoriamo, perché poi il calcio deve essere qualcosa. A noi il lavoro ci permette di fare calcio, non è che calcio ci permette di lavorare, per cui
Guarda, io a Grosseto ho vinto campionati, ci andavo solamente la domenica, tu devi dare l'input alle persone. Io quest'anno do una mano all'organizzazione, poi io metto a posto di qua certe cose non andavano bene, più rabbia. Io per dirti non posso vedere perdere una partita c'è giocatori che qualcuno gli chiama, vuol dire che torno a ripetere, abbiamo fatto bene, molto bene i playoff, sono usciti dai rigori e quant'altro, abbiamo dimostrato di essere uno squadrone in tutto. Se c'era di mezzo l'Andrangheta, la scorsa c'era il campionato. Noi ce l'avamo contro il capo dell'Andrina e del Lazio. Questo lo dicono i giornali, per cui è dopo. Io lo stanno a cercare ancora. Era dello stesso Venturano. Tutti sono più pinci, contratti al minimo. Noi abbiamo un problema di trovare gli spicci, lui c'è un problema di delle valli, pensa che... Però io penso, adesso tornando col senno del poi... No? Guarda, scusa, Luca Castelli l'anno prima, con 8 partite, ha vinto il campionato, Luca, la Luca Castelli? Allora, città Duca, città Reale, Moscou, tutti lì, invece a Roma no. Presidente, scusi, c'è una voce che dicono che le squadre sarde forse vogliono andare a giocare con le Lombarde, lei risulta questa cosa in seguito? No, non lo so, non lo partivo lo scorso, non sono domani, non ho bazzicato la Lega, quest'anno ci andrò, penso, mi dispiace il tempo, non so quando ci metto. Ah, non ci mettono, in pratica ci mettono un gruppo, noi ci mettono... Peraltro il Pisa fu ripescato, facevamo la domanda di ripescaggio, ci misero in un girone, partivamo, giocavamo da Viareggio a finì a Venezia. Però mi sembra nazionale perché... È un bel girone. No. Ma se a lei la chiedessi di stare in Serie C, se glielo chiedessi no. Io dico sì, dopo che faccio? No, dopo ci passa, sì. Ha scritto la lettera al sindaco, se la può leggere. Se la Lega domani chiama e dice dobbiamo completare gli organici senza i 500 sì, ma se penso campa i senti, ma scusa una cosa, il problema di fondo è un altro, qui il sindaco ha fatto una lettera, adesso fa la cosa, non so le cose, non lo sa perché ufficiale, volevo fare basta in amore, questa lettera l'ho fatto io, aspetta la risposta la posso dare perché la tu scrivi la pubblichiamo di sana pianta, ecco. C'è un impegno scritto apposta per questo.